Teramo Gubbio che finisce 1-1 al sapore di un'occasione sprecata per i biancorossi. In vantaggio nel risultato ed anche di un uomo nella ripresa, il Diavolo si fa rimontare e non concretizza le occasioni avute per battere gli Umbri. Guidi lancia per la prima volta insieme Bernardotto e Birligea insieme del tridente, complice l'assenza di Rosso, e con Bua che fa spostare Azio Osmanovic sulla sinistra per prendersi cura di Arena. Torrente conferma la formazione che ha battuto il Pontedera in un 4-3-3 speculare ai biancorossi. Si gioca a ritmi elevati sia da una parte che dall'altra, con il Teramo che al quarto minuto va già vicino al vantaggio con Malotti, che a due passi dalla porta non trova però l'impatto vincente contro Ghidotti. Al tredicesimo Birligea fa le prove generali di quello che sarà poi il gol, con un destro dalla distanza che si spegne di poco sul fondo. Quattro minuti dopo lo stesso attaccante rumeno costruisce il vantaggio dopo una bella azione personale di volontà, resiste ad un contrasto e con il mancino infila alle spalle del portiere ospite. Il Teramo mantiene la supremazia territoriale con Torrente che sposta Arena sulla sinistra per cercare di dare nuove soluzioni ai suoi, che però non arrivano. Il primo squillo del Gubbio arriva al 35esimo quando Magni, in azione sulla destra, rientra sul mancino e trova la traversa a negargli la rete del pari. Tre minuti più tardi però il Teramo ha una ghiotta occasione per il raddoppio. Malotti vede l'inserimento di Birligea, lo serve, l'attaccante supera il portiere ospite ma trova Ukadà sulla linea di porta a murare ed impedire il gol. La ripresa inizia bene per il Teramo perché dopo 11 minuti Arena rimedia il secondo giallo e deve quindi lasciare anzitempo il campo con il Gubbio in inferiorità numerica. Un minuto dopo Bernardotto ha la chance per il doppio vantaggio ma, servito da Malotti, l'attaccante spara addosso a Ghidotti fallendo l'occasione. Quando meno te lo aspetti il Gubbio trova il pari. Da un calcio d'angolo battuto da Cittadino, Redolfi trova la cappucciata giusta sul secondo palo per infilare sotto l'incrocio dove Tozzo non può arrivare. Il Diavolo, un giro di lancette più tardi, ha la possibilità subito di tornare in vantaggio, ma Bernardotto, ancora una volta, trova Ghidotti pronto a neutralizzare il tentativo dell'attaccante biancorosso. Il Teramo sembra andare in difficoltà nonostante l'uomo in più, perdendo le distanze e favorendo la voglia di crederci del Gubbio. Il Diavolo riesce con il passare dei minuti a riprendere il possesso del pallone, trovando però grosse difficoltà ad arrivare presso la porta avversaria, con Torrente che fa entrare la manna al posto di Sarao ed avanzando Ukadà a centrocampo, dando più equilibrio. La pressione della formazione di Guidi ci sarà fino a fine match, ma inutilmente. Un'occasione sprecata per i biancorossi, che martedì prossimo saranno a Grosseto in trasferta.